Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Giovispo che vi parla, benvenuti nella player review di Anderson Talisca nella sua versione in forma. Ragazzi, vi dico che questa carta è uno dei migliori trequartisti che abbia provato fino ad ora su Foot 19. Prima di iniziare però vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, condividete, iscrivetevi al canale e mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram. Il link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Allora, Anderson Talisca, vi dico già che è un giocatore di una lega poco utilizzata, la lega cinese, ma che ha tanti bei giocatori. Anderson Talisca, Carrasco anche, Paulinho, Oscar volendo, poi c'è Bakambu, Alex Teixeira, quindi davvero tanta roba. Ma vi dico che Talisca in questa versione in forma ha un ottimo controllo palla, aveva un 87 in carta, un dribbling molto buono, 83 in generale, un'agilità discreta, 78, un equilibrio che potrebbe essere dei migliori, infatti per me è un piccolo contro, 62 in carta. La freddezza 76, valore non molto alto, ma nemmeno così scarso in game. Ha anche 4 stelle skill e 4 stelle piede debole, davvero ottime entrambi, infatti per me sono un altro pro. Come un altro pro il tiro, ma praticamente tutto del tiro, perché in area finalizza benissimo. Dalla distanza ha un mancino davvero mostruoso, ragazzi, vi dico veramente mostruoso, e provatelo se vi va anche nella sua versione base, un long shot micidiale. Un tiro a volo anche interessante, i rigori sono più soggettivi. È un piazzamento molto buono grazie all'89 in carta. Il work rate alto medio buono per un trequartista. I calci piazzati per me sono anche molto precisi con lui, 90 precisione su punizione, e devo dire sa battere veramente bene. Poi anche 89 in effetto, che l'aiuta tantissimo anche nel tiro a giro, che comunque è buono. E i suoi passaggi sono davvero ottimi, eccellente, 83 in carta, con un'ottima visione anche avendo un 79 in carta. Passaggi corti e lunghi molto precisi. Ha un 64 in difesa, un valore non molto alto ma nemmeno così basso. Può aiutare tantissimo, perché infatti ho notato che Anderson Talisca è un giocatore che recupera molti palloni. Una cosa davvero positiva, dà una mano al mediano se lo utilizzate per esempio come nel mio caso nel 4-1-2-1-2, e quindi è davvero un'ottima carta. Come piccolo contro, ho già detto, equilibrio lega, ma anche la resistenza, 78 in carta, in game sembra di meno, sembra un 70, ma anche un 60, davvero si stanca tantissimo. Al 70esimo è già da sostituire praticamente, non va fatto bene secondo me. Il colpo di testa non è dei migliori, ma diciamo non va tanto a colpirla di testa. Come alternativa di Ozil tra le Icon Pires, nella nazione Giuliano del Brasile, nella Lega Jonathan Vieira, tra le versioni in form Payet If. Come stile di intesa aumentateli se volete la velocità e il fisico, ragazzi, secondo me velocità e fisico ci stanno, oppure anche tiro e passaggio se lo volete molto più incisivo sotto questo aspetto. Come prezzo abbiamo 53.000 crediti circa per PS4, davvero un prezzo tutto sommato giusto, ed è un giocatore assolutamente da Weekend League. L'ho provato in Weekend League, fa davvero tanta roba, fa gol e assist, ed è un giocatore che vi consiglio di provare a pieno, e il mio voto è un 9. Un 9 che ci sta, ragazzi, considerate che è un giocatore brasiliano e quindi non è difficile da ibridare, considerate che costa 53.000 crediti, è un prezzo tutto sommato giusto. Io vi dico e vi consiglio di provarlo, perché mi ha davvero stupito questo giocatore. E dunque, se la review vi è piaciuta, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale, qui Giovispo vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli. Every day.